Ciao a tutti, come avete visto dal titolo, il piatto forte di questo video sarà chiaramente il notissimo teorema di Torricelli Barro, ma il titolo, avete visto, quello principale è l'esistenza delle primitive di una funzione continua. Sia f di x, in effetti, una funzione continua nell'intervallo A, quindi una funzione di classe C0 in A. E abbiamo definito, abbiamo parlato e studiato e spiegato il concetto di integrale definito della f di x fra due punti A e B di questo intervallo A. Torniamo a parlare dell'esistenza di una primitiva, delle primitive di una funzione f di x continua diciamo fra due punti di un intervallo. E in particolare andiamo a enunciare adesso il teorema di Torricelli-Barro che ci viene in soccorso su questo. Andiamo a enunciarlo e poi lo andiamo subito a dimostrare. Ed eccolo dunque il teorema di Torricelli-Barro che afferma che ogni funzione f di x appartenente a C0A, ovvero continua nell'intervallo A, è in A dotata di funzione primitiva. Detta C piccolo, una costante arbitraria, e A piccolo, A minuscolo, un arbitrario fissato punto di A, A intervallo, tutte le primitive f grandi di x della funzione f piccolo di x sono date dalla formula f grande di x è uguale a C più l'integrale fra A e x di f di t dt, comunque si fissi x appartenente ad A, e inoltre risultano queste primitive di classe C1 in A, cioè continue e derivabili in A. Dimostriamolo. Dimostriamo il teorema di Torricelli-Barro, che dimostrarlo significa dimostrare sostanzialmente che esiste questa primitiva, e cioè, da quanto abbiamo detto all'inizio di questa playlist, f grande primo di x deve essere pari a f di x. Il membro di sinistra, se lo scriviamo in termini di rapporto incrementale, in pratica vogliamo dimostrare che il limite per delta x che tende a 0 di delta f grande su delta x coincide pari a f di x. Dobbiamo dimostrare questo. Andiamo a scrivere chi è delta F grande. Dunque, delta F grande, se delta X è un arbitrario incremento, sarà pari evidentemente a F grande di X più delta X meno F grande di X. Oh, F grande di X è pari a C più l'integrale tra A e X di F di T. Di f di t dt, naturalmente comunque preso x appartenente a, abbiamo visto, no? Facciamo notare che utilizziamo la variabile t di integrazione, abbiamo già visto come potremmo utilizzare la variabile u, sostanzialmente si utilizza la variabile t per non confonderla con la x. Ma se f grande di x è c più integrale tra a e x di f di t dt, comunque si fissi x appartenente ad a, allora possiamo dire che delta f grande, ovvero f grande di x più delta x, non f grande di x, sarà pari a C più l'integrale tra A e x delta x di f di t dt, possiamo comprendere fra parentesi, meno C più l'integrale tra ax, f grande di x, F di t, di f di t di t. Naturalmente teniamo conto abbiamo tenuto conto della proprietà dell'additività relativa agli integrali definiti. Se adesso sciogliamo le due parentesi quadre, c e meno c si annullano, quindi diventa, in pratica rimane uguale, delta f sarà uguale, rimane integrale tra a e x più delta x della f di t dt meno, sto sciogliendo le parentesi, l'integrale tra ax della f di t dt. Bene, adesso però utilizziamo un'altra proprietà che conosciamo, abbiamo visto nel video precedente. Abbiamo visto nel video precedente, l'inizio proprio, che possiamo scrivere l'integrale generico fra a e b di f di x di x è pari a meno l'integrale da b ad a della stessa f di x di x. E allora il secondo integrale, quello tra a e x di f di t di t, che c'è il meno davanti, lo possiamo scrivere come
integrale tra x più integrale fra x e a di f di t. Ma a questo punto, sempre per la proprietà dell'additività, abbiamo che in questo caso questo qua risulta essere pari all'integrale tra x e x più delta x proprio di f di t di t. Ora, per il teorema della media, quello che abbiamo utilizzato per gli integrali definiti, abbiamo visto un'altra cosa, che in generale abbiamo visto come, mentre cambio il mio pennarello, abbiamo visto che l'integrale tra a e b di f di x dx possiamo scrivere come f di xi per b meno a, dove naturalmente xi è un opportuno punto dell'intervallo che ha per estremi i punti a e b, no? Se vale questo, vale che in questo caso, detto xi un punto opportuno dell'intervallo avente per estremi x e x più delta x, avremo che l'integrale tra x e x più delta x di f di t di t lo possiamo scrivere come la f di xi, teorema della media, per b meno a, cioè per x più delta x meno x, dove x e meno x se ne vanno. Quindi in pratica l'integrale tra x delta f, perché questo è delta f grande, che abbiamo visto essere, abbiamo trovato essere pari all'integrale fra x e x delta x di f di t di t è pari a f di x per delta x, visto che x e x se ne sono, x meno x se ne sono andati. Quindi in pratica delta f grande è pari a f di xi per delta x. Chiedo scusa, xi evidentemente è un opportuno punto dell'intervallo avente per estremi proprio x e x più delta x. Ora, se adesso dividiamo per delta x facilmente, è evidente come delta f su delta x allora sarà f di xi. Delta f grande su delta x, se delta f grande è f di xi per delta x, delta f grande su delta x sarà evidentemente f di xi. Oh, se andiamo a fare il limite adesso per delta x tende a 0, il punto xi tenderà evidentemente al punto x, e quindi se andiamo a fare quello che vogliamo fare, che vogliamo ottenere la tesi, il limite per delta x che tende a 0 di delta f grande su delta x, che significa fare il limite per delta x tende a 0 di f di xi, tutto questo sarà evidentemente pari proprio a f di x, si tende al punto x, e quindi abbiamo dunque trovato che inoltre tenendo conto che evidentemente f di x per ipotesi appartiene a è di classe c0 in a, quindi è una funzione continua, risulta che andiamo a fare tutti i passaggi, il limite per delta x tende a 0 di questo delta f grande su delta x, che poi non è altro che f primo grande di x, sarà pari evidentemente al limite per delta x tende a 0, abbiamo detto, di f di xi. Questo sicuramente è evidente, ma questo lo possiamo scrivere come il limite quando xi tende ad x di f di x, che è punto pari di f di xi evidentemente, chiedo scusa, stavo già pensando al risultato, che è pari a f di x. Pertanto membro estremo a sinistra, membro estremo a destra, questo qui è f grande primo di x, abbiamo dimostrato la tesi e quindi abbiamo dimostrato il nostro teorema. Abbiamo dunque dimostrato il teorema di Torricelli-Barro. Guardiamo un attimo questa relazione, no? Più che formula definirei una uguaglianza. Da questa cosa possiamo dedurre, cosa possiamo evincere da questa uguaglianza? Che l'integrale definito di una funzione continua, se lo si vuole andare a calcolare, lo si può andare a calcolare, nota la primitiva f grande della funzione f piccolo, no? Senza andare a utilizzare le somme integrali, come abbiamo visto nei precedenti video.
Supponiamo di voler calcolare l'integrale tra a e b della funzione f di x di x, no? E supponiamo di conoscere la primitiva della f piccola, ovvero la f grande. Dunque, per il teorema di Torricelli-Barro, questa f grande di x dovrà essere evidentemente del tipo c più integrale tra x di f di t di t, cioè deve essere tale che f grande di x è c più l'integrale tra x di f di t di t. Ora, ponendo x uguale b e x, poi naturalmente prima x uguale b e poi x uguale a, otteniamo che la f grande di b sarà c più l'integrale tra a e b della f di t di t. La f grande di a invece sarà pari a, scrivo un pochino più in basso, l'integrale fra a e a, quindi la f grande di b, evidentemente posto x uguale b, sarà pari all'integrale fra a e b di f di t di t. La f grande di a sarà pari a c più l'integrale tra a ed a della f di t di t. Ma l'integrale fra a e la f di t è 0, abbiamo visto, no? Quindi la f di a è c. Bene, a questo punto, sottraendo membro a membro, cioè andando a fare f di b meno f di a, vediamo cosa otteniamo. Facendo f di b meno f di a otteniamo che c più l'integrale tra b di f di t meno c, ma c e meno c se ne vanno. Cioè, otteniamo sostanzialmente che la differenza, cancelliamo qui visto che ormai abbiamo già appurato, dunque troviamo otteniamo la differenza fra f di b, f grande evidentemente di b, meno f grande di a, chi sarà? È proprio l'integrale tra a e b della f di t di t. Se adesso, visto che abbiamo detto che t, la variabile t la utilizziamo per non confonderla con la x, se al posto di t sostituiamo la variabile x, andiamo a enunciare il seguente Enunciamo dunque questo teorema, che più che un teorema poi anche ci fa vedere una serie di formule importanti. Il teorema afferma che detta f grande di x, una qualsiasi primitiva della funzione continua f piccolo di x in A, nell'intervallo A, risulta che, l'abbiamo visto adesso, l'integrale fra a e b di f di x di x, dove al posto di t abbiamo messo la variabile x, è pari proprio a f grande di b meno f grande di a, dove a e b sono due punti appartenenti all'intervallo A. Cioè, in pratica, l'integrale definito tra i limiti rispettivamente inferiori e superiori a e b è pari proprio all'incremento della primitiva f nel passaggio dal punto a piccolo al punto b piccolo, a minuscolo e b minuscolo. E si usa anche scrivere, tra l'altro, l'integrale tra a e b di f di x di x è pari a f grande di x, la nostra primitiva della funzione f piccolo di x, compresa fra a e b, con a in basso e b in alto. Formula chiamata formula fondamentale per il calcolo degli integrali definiti. Per mostrarvi un esempio, ma di esempi e di applicazioni ne vedremo finché probabilmente vi stancherete anche di vederle, nella sezione esercitazioni riguardanti gli integrali, nella quale tra l'altro, come anche nelle derivate, come anche nei limiti, ho inserito dei video appositi con dei formulari da me commentati, quindi ci saranno dei video con dei formulari, quindi, non che non metterò qui. Supponiamo di voler calcolare qualunque sia numero reale alfa, perché alfa è un reale, supponiamo di considerare la funzione x all'alfa, che è una funzione continua, o naturalmente in un intervallo avente per estremi due numeri positivi. Supponiamo di dire che alfa, ripeto, è un reale comunque con alfa diverso da meno 1. L'importante è che altrimenti non valgono determinate ipotesi. Per alfa diverso da meno 1 abbiamo che, dal
dalle formule banali sull'integrale, l'integrale di indefinito di x all'alfa, dx con alfa diverso da meno 1 è 1 fratto alfa più 1, x elevato alfa più 1. Ora, se supponiamo sia a che b, due numeri entrambi positivi, essendo x all'alfa, ripeto, una funzione continua, avremo che l'integrale fra e b di x all'alfa dx è pari, da quanto abbiamo detto, alla f grande di x, che è x all'alfa più 1 fratto alfa più 1, o anche 1 su alfa più 1, per x all'alfa più 1, compreso evidentemente fra a e b, ovvero f grande di b meno f grande di a, cioè vedete che si mette la b prima, b elevato all'alfa più 1 meno a elevato all'alfa più 1, tutto fratto questa costante alfa più 1, con alfa reale qualunque diverso da meno 1. Notiamo che se alfa invece è pari a meno 1, abbiamo che x alla meno 1 sarà l'integrale tra a e b di 1 su x. L'integrale indefinito di 1 su x ha come primitiva il logaritmo del valore assoluto di x. Quindi, se a e b sono positivi, si ha in questo caso che l'integrale fra a e b di 1 su x dx sarà il logaritmo di x, che comprendiamo il modulo, va bene, ma diciamo, mettiamoci il modulo per essere precisi, tra a e b, ovvero il logaritmo del modulo di b. Oh, se a e b sono entrambi positivi, fatemi omettere evidentemente il modulo, quindi sarà, se a e b sono entrambi positivi, vediamo che il logaritmo questo diventa di x, è evidente che allora abbiamo il logaritmo di b meno il logaritmo di a. Ecco che l'utilità, soprattutto proprio in fase applicativa, del teorema che abbiamo appena enunciato. Adesso a questo punto, il video si conclude qua. Stavo ricontrollando se era tutto quanto corretto quello che avevo scritto, visto che sono cose così banali che a volte posso incappare in qualche errore. Spero che voi non mi spariate per questo, ma non ci sono errori comunque. Lo dico magari a Monia, che è un'appassionata dei miei errori, aspetta, è pronta lì come una volpe, come no, una faina lì pronta a vedere se io sbaglio qualcosa. Detto questo, vi preannuncio che continueremo nel prossimo video, torneremo a parlare ancora di integrali indefiniti. Ma poi parleremo ancora di integrali definiti, soprattutto perché adesso andremo a, visto tutta questa parte che è fondamentale e che con il teorema di Torricelli-Baru conclude la parte di teoria vera e propria, non vedremo moltissimi teoremi, vedremo dei teoremi, ma soprattutto vedremo dei metodi di applicazione accennati, perché poi li vedremo spiegati bene e nel dettaglio nella parte esercitazioni di analisi matematica nella playlist degli integrali, vedremo appunto alcuni metodi proprio di risoluzione, tecniche di calcolo degli integrali indefiniti e definiti. Pertanto, nel prossimo video inizieremo questo tragitto, che non durerà molto, per poi concludere la playlist riguardante gli integrali, nella quale appunto abbiamo spiegato tutte le nozioni che ci servono poi per anche non solo per la teoria, ma anche per capire bene gli esercizi che sono trattati ampiamente, ripeto, nella playlist integrali che trovate nella sezione esercitazioni di analisi matematica. Ciao a tutti, alla prossima, ciao!